sono iniziati i lavori di bonifica dei terreni inquinati dell'ex borgo a Chieti Scalo. Il costo dell'intervento è di quasi 800.000 euro e servirà a rimuovere i rifiuti nel sottosuolo dell'ex cartiera, quasi 21.000 metri quadrati. L'operazione prevede il recupero del materiale nel sito oggetto di bonifica, sempre che le caratteristiche chimiche ne consentano il riutilizzo. Sul terreno scavato e sulle acque sottostanti saranno eseguite le analisi per trovare un'eventuale presenza di sostanze tossiche. Infatti esiste il serio rischio che il terreno sia fortemente inquinato. La bonifica e la successiva riqualificazione dell'ex borgo certamente è una notizia positiva, ma i residenti della zona industriale di Chieti lamentano l'abbandono della zona e la scarsa qualità della vita. Il primo più grande problema è che la parte bassa e più popolosa della città, come amiamo definirla, è la distribuzione delle risorse, nel senso che non c'è una distribuzione delle pure esigue risorse che ha il comune in maniera corretta. Dopodiché a questo problema si aggiungono problemi del mancato rinnovo, ripristino di aree come questa qua altamente inquinate, mancanza di visione di una città organica che si sviluppi in maniera innovativa, come si dice adesso smart, quindi mancanza totale di idee sullo sviluppo di Chieti Scalo, che poi non fa altro che ripercuotersi sullo sviluppo della parte alta della città Chieti. Chiediamo che tutte le iniziative vengano discusse con i cittadini o quantomeno vengano messe al corrente dei cittadini dello Scalo. Chiediamo che Chieti Scalo non sia più considerata solo l'area dove si può costruire perché in pianura. Chiediamo che Chieti Scalo sia l'area che sia trainante per la città alta e per la città bassa.